maestro Bocchieri. Buongiorno. Oh, buongiorno Mascagni. Mi sai dire cosa succede stamane là dentro? Non capisco. È un'ora che sono qui. Ma è venuto con un'ora di anticipo. Non sono ancora le 9. Non sono ancora le 9? Possibile. Ma guarda che scherzi mi fa la distrazione. Buongiorno maestro. Ehi, guardate chi si rivede, Mascagni. Ciao, Pietro. Ciao, Livornese. Ma quando la prima del racling? Sei caduto dal letto. Scusi tanto, maestro. Ciao, Pietro. Ciao. Se fosse così buono da dedicarmi 5 minuti, vorrei chiederle un consiglio. Ah, dica, dica. Lei studia il violoncello, vero? No, maestro. Buongiorno, veramente maestro. Io seguo un corso di canto e proprio scusate. Di questo volevo parlarle. Permesso? Ehi, Mascagni, ma che fai? Furto al conservatorio, ladro appassionato sì, di musica. Sei alzato di buon'ora, eh? Si può sapere cosa cerchi? Sapeste che pasticcio ho combinato? Se se ne accorge quel gallinaccio di Delellis, col bene che mi vuole. Che succede? Cosa fanno loro qui? E lei? Cosa cerca? Mi scusi, professore, cercavo... Sì, lei si sarà certamente accorto che, invece del saggio, le ho date alcune pagine di un lavoro che sto scrivendo. Egregie pagine, non c'è che dire. E questa sarebbe la sua grande opera per la quale lei si permette di trascurare le lezioni del conservatorio. Un coacervo di cacofonie. Ma si sa, lei segue le tendenze moderne. Io mi mantengo attaccato alla melodia che non è né antica né moderna. No. Lei compone musica avveniristica come il suo degno amico Puccini. Se i signori vogliono ascoltare, seggano. Radcliffe, versi di Enrico Hein. Storia di spettri per musica realistica. Mi ridia quei fogli, professore. Lo vuol capire che si tratta solo di uno sbaglio. Ecco qui il saggio. Lei è troppo modesto. Perché vuol privarci di questa sua composizione? Avevamo un genio fra noi senza sospettarlo. Ma un genio troppo grande per abbassarsi a frequentare le lezioni di contrappunto. Come osa? Badi, gliela farò pagare caro. Non le permetto di ridere alle mie spalle. Mi ridia immediatamente quei fogli. Questo è il saggio di musica sacra, presto. Giù le mani! Gliela farò passare io la voglia di fare il prepotente, temerario. Non l'ammetterò agli esami di licenza. Tenga il suo saggio. Pietro, sta calmo. Lei non otterrà mai la licenza. La farò cacciare dal conservatorio. Lei ha voluto che fossi sincero e i suoi maestri hanno ragione. La sua voce non è per l'opera, figliola. Su, su, non si abbatta. Dopotutto non c'è soltanto la scala e la grande lirica. Io non le ho, mi faccia il piacere. Lei si permette di offendere me, il maestro Delemi. Grazie, non maestro. Non è del conservatorio. Ma che succede? Lei è un somaro, non è degno di giudicare la mia musica. E sono felice di non perdere più tempo in questo museo di cuffi impagliati. Mascagni. Oh, inaudito, inaudito. Ponchielli, ti avverto. Io non ammetterò mai l'allievo Mascagni agli esami di licenza. Peccato. Ha un carattere ribelle, ma anche tanto ingegno. Ingegno? Su, non te la prendere. Prendermela? E perché? Ti sembro abilita? No, davvero? Soffocavo là dentro. Ancora un po' che non avrei più saputo scrivere musica. Ma glielo farò vedere io chi è Pietro Mascagni. Ah, Pietro, se tu potessi darmi un po' della tua sicurezza. Ne avrei proprio bisogno. Perché? Che ti succede? Anch'io ho finito con questo museo di gufi impagliati. Dopo anni di... I venerandi maestri hanno giudicato. Wanda Pieri non ha voce per l'opera. Oh, povera Wanda. Oh, ma non mi metto mica a piangere, sai. Mi verrebbero solo gli occhi gonfi e il naso rosso. Ma anche se non ci incontreremo al conservatorio, ci vedremo qualche volta. Non avrai intenzione di tornare a Livorno? No. Resto a Milano. È qui che devo vincere la mia battaglia. Thank you.
avete avvertito? Quando siete arrivato? Entrate, entrate. Avete fatto buon viaggio, eh? Accomodatevi. Scusatemi, babbo, non è molto in ordine. Sono uscito presto. Certo, se avessi saputo. Accomodatevi, babbo. Qua. Sedete. Sarete stanco, ma perché non sedete? Vengo dal conservatorio. Beh, che dici? Sei un illuso, un borioso, un fallito. Ecco il che tu sei, un fallito. Babbo, lo so quello che possono avervi detto. Ma non è tutto vero. Ah, non è vero che ti ha fatto tante assenze da giocarti il diploma. Non è vero che ti ha mancato di rispetto al professore. Sono stato violento, sì, ma dovevo difendere la mia dignità. Dignità? Come se le fossero dignitose tutte le bugie che tu mi hai scritto fino ad oggi. Ma se tu credi che continuo a sacrificarmi per mantenerti qui a fare il perdigiorno, ti sbagli. Senti, o tu fa fagotto e torni con me a Livorno a scobbare al forno come scobbiamo io ai tuoi fratelli. Se no, fa conto che io non ci sia più per te. Babbo, lo sapete quanto vi voglio bene. Ma non posso seguirvi. Ah, no. La mia vita, il mio avvenire sono qui. Guardate, il diploma del conservatorio non significa nulla. Perfino Verdi fu bocciato agli esami. Guardate, babbo. Se ho mancato a tante lezioni, non è stato per divertirmi. Sto scrivendo un'opera e non è facile. Mi costa giorni e notti di tormento, ma sto per finirla. Cercate di capirmi. Devo restare a Milano. Per vivere come un pezzente, campando alla giornata. Se hai questo coraggio, fa pure. Coraggio ne ho. Meglio per te. Perché io non ti darò più un soldo, nemmeno se tu mi venissi a supplicare in ginocchio. Devo restare qui, babbo. È questione di poco, qualche mese ancora. Ma sì, il tempo di morire di fame. Babbo! Vieni con me, sì o no? No. E allora, addio. Che Dio vi benedica. Giuseppe! Ah, bene, proprio tu! Che fortuna! Ti devo chiedere, mi puoi prestare? Ah, siamo cascati bene tutti e due. Sì, hai provato a guardare là dentro? Sì, nessun viso conosciuto, sono tre volte che ci passo davanti. Ma io non mangio da ieri, sai? Io non ricordo più. Thank you.
i soldi. Mi dia ancora un po' di respiro, sto lavorando. L'editore mi ha promesso, abbia pazienza, la pagherò. O vi pago o lo porto via. Mi lasci almeno finire la mia opera. Ma finirà su un altro pianoforte, sul mio no. Mi deve già 3 mesi, 36 lire. O il piano o i soldi. Li ha? Ehi, voi. Il piano no, la prego. Portatelo via. Forza. Aiutare, cara? Perché mi fai soffrire? Perché, caro cavaliere, non c'è sul contratto che la prima donna debba intendersela per forza con l'impresario. Per forza no, ma per amore. Per amore? Chissà. Smettila con quella pipacca, fatela sono delle signore. Ma di quali signore stai parlando? E cercavi me, stellissima? No. E la sala sa chi cerchi. È laggiù. Maestro, disturbo se resto qui? No, no. Posso spostare la tua preziosissima e spelacchiata valigia? Oh, com'è leggera! È piena di sogni, niente altro. Ti sei già pentito di essere venuto con noi? No, ma ho così poco tempo per la mia opera, fra prove, spettacoli e sempre in viaggio. Ma questo è il bello, non piace anche a te essere oggi qua, domani là, vedere sempre visi nuovi? Meno quello. Chi? Navarra? Perché? Ti dà fastidio? Non mi dà requie, non mi salvo da nessuna parte, è diventato un incubo. Un modo ci sarebbe per farlo stare buono. Basterebbe che tu mi facessi la corte, ma bene, da fargli credere che siamo amanti. Dopotutto, non sono mica da buttare via. Soltanto per finta, si capisce. Guarda, guarda com'è rimasto. Qui ci scappa il duello. Ma no, non preoccuparti, tiene troppo a me e a te. Inghiottirei Prospo, vedrai. Ecco, l'ha inghiottito. Pietro. Senti, Wanda. Noi siamo buoni amici e ora che mi hai trovato questo lavoro ti devo anche riconoscenza, ma... Ma non ti piaccio. No, vedi, non so come dirti. Se non fosse ridicolo direi che amo solo la mia arte. Wanda, restiamo amici, vuoi? No. Posso prendere la scatola? Oh, signorina, non creda che... Io volevo soltanto... Mi perdoni, è uno scherzo stupido, ma innocente. Lei cerca qualcuno che non trova, vero? Sì. Vedrà, adesso lo troviamo, l'aiuto io. È più d'un'ora che sono qui ad aspettare. Oh, ma allora non verrà. Mi dica, dove deve andare?
Se permette, l'accompagno io, eh? No, grazie, lasci. Ma perché? Allora non mi ha perdonato. Sia buona. Su, non pensi male di me. Lasci che l'accompagni. Mi dica, deve andare lontano? Non so, non conosco la città, è la prima volta che viaggio. Oh, povera signorina. E i suoi parenti? Non sono miei parenti. È una famiglia di Parma, la mia città. Sono orfana. Orfana? Non si lascia un'orfana ad aspettare. Si fidi di me, abbia fiducia. Ha un indirizzo, sa dove andare? Sì, è una pensione. Pensione Parma. Stia tranquilla, l'accompagno io, venga. È molto lontano. Non so, anch'io non sono mai stato a Genova. Ora chiediamo. Ehi, maestro! Maestro, siamo qui! Andate pure, vi raggiungo in albergo. La ringrazio proprio tanto. Buonasera. Buonasera. Signorina, signorina, è proprio sicura che sia qui? Pensione Parma. Buonasera. Buonasera. Oh, si è fatta male, signorina? No, niente, grazie. Buonasera. Fino a pochi giorni fa. E i proprietari, scusi, i signori Gubinelli? Ah, sì, ma sono partiti. Partiti? Sì, sono andati in Argentina. Un po' lontano, vero? Ma se cerca una pensione, gliela posso trovare io. Più adatta a una così bella signorina. E la pensione? Non c'è più. Signorina Lina, perché piange? Che le è successo? Mi sento così sola che ho voglia di morire. Ma non è vero che sola, è io. Che ci sto a fare io? Sono qui per aiutarla. Si calmi, non c'è ragione di disperarsi così. Vado alla stazione, devo partire. Ma a quest'ora non ci sono treni. Non importa, aspetterò. Dia a me, l'accompagno no, io. No, non si disturbi, grazie. Lei ha fatto anche troppo per me. Vada, vada. Ha lasciato i suoi compagni per aiutarmi. No, non si preoccupi. Piuttosto la cosa migliore per lei sarebbe di passare la notte in albergo. Oh, no. Non ci sarebbe niente di male, c'è tutta la compagnia. Gente piena di cuore. No, voglio partire. Lasci la valigia. Abbiamo sbagliato strada. Bisognerebbe domandare. Laggiù c'è gente. Andiamo, venga. Scusate, per andare alla stazione. A stazione? Dove sei giù? Lontana sta. A stazione? Sono siciliani. Sì, siciliani. Siciliani. Acqua, vuole acqua. Dove? Cosa da per tutto? Acqua, vuole acqua. Ma che cosa fanno qui? Aspettano di imbarcarsi. Sono emigranti. Lasciano tutto, vanno per il mondo sbandati incontro a un futuro incerto. Ma guardi. Guardi con quanta rassegnazione accettano la loro sorte. Non mi chiederà qua. Sente? Trovano anche la forza di cantare.
Non creda di essere sola a soffrire. Loro, lei, io, tutti in cerca di qualcosa a cui ancorare la nostra vita. Lei ha il suo lavoro? No, anch'io sono sbandato come quelli. Anch'io ho dovuto piegarmi alla realtà. Neanche un mese fa ero ancora a Milano a lottare, a battermi per i miei sogni, le mie speranze. Cosa crede? Anch'io in certi momenti mi sarei messo a piangere. E adesso ha visto, viaggio all'Italia con una compagnia d'operette. Non è certo una soluzione. Anch'io mi sento solo. Tanto solo. Ma ora che ho incontrato lei, mi pare di avere più fiducia nel futuro. Vede, è lei che dà coraggio a me. Bello, vero? Oh, sì. A proposito, una domanda importantissima. Le piace la musica? Non so. Quella che ascoltavo in chiesa mi faceva piangere. Ma anche questa è tanto commovente. Buongiorno. Ma è già tardi, devo prendere il treno. Sa cosa ho pensato? Lei viene con me in teatro e quando ho finita la prova chiedo il permesso all'impresario di riaccompagnarla a Parma. Sì? Sì. Venga. Non abbia paura. Si sieda. Non si muova di qui, lasci fare a me. Finita la prova, parlo con l'impresario. Me la tiene lei per piacere? Sì. Grazie. Buongiorno a tutti. Buongiorno a me. Oh, meno male. Credevo di aver fatto tardi, ma invece vedo che manca qualcuno, eh? Se alludi alla Wanda è già andata via. E su tutte le furie. Avresti dovuto vederla. Navarra, le corso dirlo. Ah, ma chi crede di essere il maestro? Ci pianta qui, fa i suoi comodi, ma si sbaglia. Io non aspetto nessuno, io me ne vado. E il signor Mascagni, invece di correre dietro la prima sottana che passa... Oh, eccola. È venuto il maestro in orchestra. Cara, non fare scenate. Io non dico niente, io non apro bocca, figurarsi. E quella che ci fa qui? Ah, non so. Non la voglio qui dentro, non voglio estranei alle prove. La mandi sì, via. Sì, ti accontento subito. E che fate qui? Chi siete? Bella, vi vorrei parlar. Ti offro la mia ombrella. Lei cavarmi vuole un occhio, mio signor, con la punta dell'ombrello. Il mio paracqua è fino e nuovo, sa usted. Il mio più forte niente. Due galani soldatini siete a te. Ci confondete. E non c'è di che. Oh, ma se ci... Mi dispiace, ma non può stare qui. Non voglio grane con quella. Lo aspetti fuori, il maestro. L'uscita è di là. Vada, vada. Che decidete? Che risolvete? Vengo, ma giurate di essere onesti e modesti. Non giuriamo. Allora a questa calza casca fin sotto il mio piede, maledetta fortunaccia! Dai, non vi scoraggiate, io vi coprirò! E se non vado andate, io vallaccerò! Ed io vi coprirò! Il cor mi batte fatica! Il pallino fatto Un momento, anche voi restate, c'è ancora da provare il balletto.
Sì, sì, torno subito, non scappo. Anzi, le devo chiedere un piacere. Signorina lì. Avete visto una signorina castrana, alta? No, non l'ho veduta, sono arrivata ora. Maestro, aspettiamo te, siamo pronti. Beh, Jubo, che piacere volevi. Niente. Non importa più. Dunque mi pare che ci siamo, no? Tra qualche giorno dovremo andare in scena con le campane di Corneville. Sì, fra 8 giorni. 8 giorni? Ma sei pazzo? La Gran Via non regge più di 4 sere. Appena gli incassi calano devo andare su con le campane di Corneville, magari domani stesso. Tu sei troppo pignolo, troppo artista. Sei bravo, bravissimo, non sai che dire. Ma qui non siamo all'opera, lascia perdere le finezze, le rifiniture. Tanto la gente viene per vedere le gambe delle ballerine. Oh, bravo, l'hai capito finalmente. A posto, ragazze, e mi raccomando, specialmente l'uscita. Vai, maestro. Cercavo l'uscita. Come? Ma perché voleva andare via? Me l'ha ordinato lui. Scusa. Come si è permesso? Sapevo che fosse un personaggio tanto importante. Importantissimo. È la mia fidanzata. Come ha detto? Ma non l'hai ancora capito che ti voglio sposare. Oh. Il loro viaggio di nozze ebbe inizio col muoversi della compagnia d'operette verso nuove città, nuovi teatri, Savona, Sanremo. Poi La Spezia, Parma, Lucca, Pisa. E dopo quasi un anno, il treno che portava la compagnia verso le piazze del meridione fece una breve sosta alla stazione di Livorno. Ehi, hey, Carlo! Sono qua! Livorno! Qua! Il babbo deve vederlo subito quanto sei bella. Pietro! Siamo qui! Eccoli! Ehi, maestro, c'è tempo per una gazzosa? Sì, sì! Ehi! Pietro! Ah, Pietro, come stai? E il babbo? Non è voluto venire. Ci sono passato anche mezz'ora fa. Niente da fare, è irremovibile. È testardo, come me del resto. Ne so qualcosa io. Oh, scusami, ti presento i miei cari amici, il professor Menasci e il professor Tergioni. Tutti e due poeti, letterati, e chi più ne ha più ne metta, Ma va. E questa è Lina. Signori in carrozza. Beh, presto, carrozza, presto, signori. Altrimenti il treno parte. Pietro, vieni. Scusa se mi permetto, ma con questa vita da zingaro, all'opera avrai forse rinunciato. Rinunciato? Ma questa vita è proprio quella che ci voleva per stimolare l'estro. L'ho quasi finita. Davvero, finita? Sì, beh, quasi. Ho la testa dura anch'io, sai, e non mi arrendo, diglielo a mio padre. Pietro, sali! Sì, un momento, Lina voleva qualcosa da leggere. Cos'hai qui? Dammelo, prendi, tu. Prendi, su, su, presto. Arrivederci. Ciao, Pietro. Buon arrivederci. Viaggio. E scrivi. Mi dispiace, Pietro. È stato un gran dolore per te, vero? Sì, e non solo per mio padre. Ho mentito a Targioni. Gli ho detto che ho quasi finito l'opera e invece non l'ho più toccata. Ho paura che non la finirò.
Ormai è questa la mia vita. La valigia dei sogni. Invece devi finirla la tua opera e anche farla rappresentare. Voglio un papà celebre per il nostro bambino. Cosa? Lina! Lina! Sua moglie è in condizioni particolari. Aspetta un bambino da un momento all'altro. E che lo deve fare lui, il bambino? Che discorso? Se dirige il concittadino Crepitone, la barba non me la faccia. Devono darci i soldi indietro. Si capisce i soldi indietro. Ehi, guardate, guardate! L'hanno saputo anche il caffè. Noi abbiamo pagato per sentire Mascagni. Che è bravissima, il successo della compagnia è dovuto solo a lui. Oh, non vi permetto di dire queste cose, signori. Io non voglio diminuire il valore del maestro Mascagni, ma tengano conto che tutti i miei artisti sono bravissimi. Ah, sì? E allora le dirò che abbiamo fatto venire la compagnia perché c'è il maestro Mascagni che la dirige. Il signor sindaco che l'ha visto a Napoli. Ma è stato proprio il maestro che ha voluto che io lo sostituissi questa sera alla moglie in condizioni particolari. Ma noi non vogliamo pagare per sentire Crepitone. Lo sentiamo tutte le domeniche in piano. Ah, bene, questo è un oltraggio che si vuol fare a me. Ma è possibile, lo mando io, che dopo 30 anni che io dirigo magistralmente, sì, lo posso dire, magistralmente, la banda di Cerignola non mi si ritenga capace di concertare un'operetta. Ma no, maestro, non si tratta di diavolo, questo. Al diavolo! Mio cognato ha perfettamente ragione, signor sindaco. Questa è una congiura contro i suoi meriti, contro il suo talento, ben superiore a quello di un volgare direttore d'orchestra. Ma che volgare? Lo puoi dire, ciò lo sosterrò sulle colonne del mio giornale. Ah, sì? E noi disdiciamo i nostri abbonamenti. Signori, mi arrendo, lasciate fare a me, mi impegno solennemente, bambino non bambino, dirigerà Mascagni. Ah! Accidenti all'operetta, accidenti a Navarra. Dottore, come faccio a entrare? Vada pure, non è una cosa imminente. Ma... allora c'è pericolo. C'è pericolo che le tagli la lingua se continua a far tanto chiasso. Guardi com'è pallida. È svenuta. No, è soltanto assopita. Recupera le forze, più brava di lei. Badi, sa, non si muova di qui neanche per un minuto. Andiamo, stia calmo. Mio figlio non deve nascere se non ci sono anch'io. Per far coraggio a tutti, vero? Su, vada a dirigere l'operetta e pensi che per colpa sua io non posso sentirla. Dottore, mi raccomando. Sua moglie è in casa mia, è in casa di un medico. Cosa vuole di più? Sì. La farò avvertire in caso di imprevisto. Grazie. Come va? Tutto bene. Ha visto Teresa, la cameriera? No. Oh, eccola.
Teresa, ancora acqua calda, subito, e degli altri asciugamani, svelta! Teresa, Teresa, presto, presto! Dottore, che è successo? Tutto bene, tutto bene. Ma stia calmo, per carità. Lina mia. Il bambino. L'hai visto? No. È bello? No. L'hanno portato di là. Pietro. Sì. No, è nato asfittico. Ma se non respira, se non piange. Sua moglie, non la lasci sola. Vada, torni da lei e preghi, se credi in Dio. Bambino. Lo stanno lavando. È tanto bello, sai. Ma lo hai visto? Certo, l'ho anche tenuto in braccio, un momentino, naturalmente. Com'è? Ti somiglia. Ha gli occhi come i tuoi. Ma non sono chiusi. Sì, sì, certo, ma io so già che sono come i tuoi. E poi? E poi ha due manucce con le unghiette rosa rosa e stringe i pugni e li agita così. Come te. Lina. Lina, sentilo, piange. Ma certo, tutti i bambini piangono. Sì. Ma il nostro, senti, chiama la sua mamma, chiama il suo babbo. Ora te lo porto. Dottore, dottore, sia benedetto, non la dimenticheremo mai. Povera gente. Non c'è proprio speranza. Con quel difetto al cuore. E allora facciamoglielo battezzare al più presto. Una scusa per la madre si troverà. Sì, la signora non deve saperlo. Ecco il nostro figlioccio. Congratulazioni, cara. Ora sì che è una culla da cristiano battezzato. Perché hanno fatto il battesimo così di buon'ora? E io che ne so, si vede che il parroco sarà occupato più tardi. Cos'è che non va, bella mammina? Dice che si è fatto il battesimo troppo presto. Dottore, perché non hanno aspettato che io mi alzassi? Perché tanta fretta? Ma gliel'abbiamo già detto, a Cerignola usa così. E poi lei lo sa, mio cognato il sindaco. Ci teneva a essere lui il padrino, e con voi altri zingari. Lei mi sta mentendo, dottore. Tutti mi stanno mentendo, tutti. Ma io so la verità. Mio figlio è debole, ha il cuore che si sente appena. Mi sta morendo e lei lo sa, dottore. Va bravo. C'è una speranza, ma solo se il bambino sarà calmo, tranquillo. Non c'è neanche da pensare di fargli fare la vostra vita di strapazzi, oggi qua, domani là. Non abbiamo che il lavoro di mio marito. Siamo poveri e per i figli dei poveri non c'è scelta. E se restasti a Cerignola? Non è che una piccola città, ma ha un grande cuore. Lo so, dottore, tutti ci vogliono bene. Sarebbe troppo bello. Ma Navarra non rinuncerà mai a mio marito. E invece?
noi vi faremo restare. Lina! Ti presento il nuovo cittadino cerignolese. Pietro! Sua moglie sa tutto, del bambino e delle nostre speranze. Speranze? Ormai sono realtà. Lina, restiamo qui. Ho parlato con suo cognato, mi troverà delle lezioni. Metteremo su una filarmonica. Grazie a Cerignola, ritornerò alla vera musica. E al tuo Rattli. Cerignola mantenne la sua promessa. Consentì al maestro di tornare alla composizione. E la filarmonica, che egli aveva creato in pochi mesi di febbrile lavoro, divenne la prima appassionata esecutrice delle sue musiche. Io suona roba sua, bella bravura. Doppio merito. Ma che? Direttore e compositore. Dilettantismo. Ah, vorrei vederlo io a cimentarsi con dei colossi come Rossini, come Verdi. Un pigmeo, ecco che cosa apparirebbe, un pigmeo. Beh, io non me ne intendo, ma mi pare abbia fatto miracoli con questa filarmonica. Avete detto bene, non ve ne intendete. Dopotutto è gente di campagna, che un anno fa non conosceva una nota. Si sente. Ma cosa hai fatto, disgraziato? Guarda. Ma hai tagliato quasi mezzo banco. Cosa t'ha fatto? Oh, scusate tanto, mi è scappata la mano. Per fortuna che voi non siete Sansone, che a tagliargli il pelo non valeva più niente. Guardate il maestro Mascagni. Avete visto che bella faccia pulita? Tu l'hai fatta apposta. Ti hanno pagato per questo. Disgraziato. Sicario. Li faremo crepare di rabbia, ve lo dico io. Il maestro ha finito il Radcliffe. Radcliffe. E appena ci sarà un concorso per un'opera, se la manda, avremo un vero trionfo. Ciao, in parola di Fiorello. Eccolo, eccolo, vieni. Pietro, guarda che bravo. Mimì, bello. Bravo. Vieni da papà, su, qua, vieni, cammina. Da solo, sei messo a camminare su. Poco fa. Oppla. Lina! Lina! Per l'amor di Dio! Presto le gocce! Dio ti salvi, Maria, piena di grazia. Il Signore è con voi. Voi siete benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del ventre tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Riprendila. È colpa mia. Ero così felice di vederlo camminare come gli altri bambini. È passato. Mimì. Signora, spendi tutti i soldi in farmacia e questo figlio ti si consuma sotto gli occhi. Signora, dai retta a me, portalo a Santa Ripalta. Fra 8 giorni ci vanno in processione. Portacelo, te lo guarisce. Shh, non lo disturbare. Donna Lina, Don Pietro, solo la santa ve lo può salvare. Io non faccio nomi, ma tenete troppa invidia addosso. Gli hanno fatto il malocchio a questa creatura. Malocchio è, non malattia, malocchio. Oh, smettila, stai zitta. Mimì, piccolo, c'è papà. Papà, stai buono,
Come sta? Bene. Scusa, ci eravamo dimenticati di te. Vieni a vederlo. Solo bianca, dormo nelle palombelle innamorate, abituata a girare per zona stanca, sotto le coltri molli e ricamate. Cavo sotto l'ala bianca, dormo nelle palombelle innamorate, così tu adagi la persona stanca. Da guarito. Giorni di tempo. Lavoro anni e anni a un'opera in quattro atti e bandiscono il concorso per un'opera di un atto. Brucerei tutto. No, Pietro, no, non fare così. Vedrai, verrà anche il momento del Radcliffe. Lina, e se mandassi un atto? Il secondo? Ma caro, vogliono un'opera in un atto e non un atto di un'opera. Forse per la musica ce la farei in 60 giorni. Ma un libretto dove lo trovo? Oh, 60 giorni. Scusa, Pietro, io non ne capisco niente. Ma se tu musicassi quel dramma, quello che ti piaceva tanto... Quale dramma? Cavalleria rusticana. Ricordi? Te l'ho detto Targioni alla stazione di Livorno. Già, un atto unico. Ma
ma bisogna riscriverlo tutto. Metterlo in versi che si possano cantare. Fossi a Milano, un librettista, un amico lo troverei. C'è così poco tempo. E non potrebbe scriverli lui i versi? Chi? Il tuo amico Targioni. Oppure Menasci, me l'hai detto tu che sono due poeti. Hai ragione. M'hai dato due idee formidabili. Una meglio dell'altra. Quando si vuole veramente bene, le idee, quelle giuste, vengono dal cuore. E io ti amo tanto. Amore. Mettiti a lavorare, subito, non perdere un attimo. Sì, lavorare e volerti bene. Su, forza! Guardate! Senti da fare! Non vedi che... Su, forza! Attenzione, che se cade è rovinata, attenzione! Più a sinistra! Più a sinistra! Più a sinistra, dietro, non lo vedi che è storto! Forza! Tirate ancora! Su! Ancora! Forza! Su! Tirate! Ecco fatto! Su, forza! Ora può guardare, ce l'hanno fatta! Congratulazioni! Grazie. Venga, era di mio nonno. Componeva anche lui. La musica è un male di famiglia. Un metronomo. Lina, guarda! Mimì, tesoro, vieni da mamma, vieni, su. Tutte per il maestro e tutte da Livorno. Lola, Santuzza, Turito, compare Alfio, scrivono certe cose. E in versi pure. Oh, deve essere una famiglia di pazzi. Eh sì. Che schiava non sono di questa vana tua pulizia. Pietro, la vuoi smettere? Bevi. Su, avanti, sono due uova col caffè. E poi vatti a riposare. Sono almeno 20 giorni che non dormi, non mangi e invece fumi, fumi, fumi. Eh? Sono tutte finite? Quasi, ne sono restate soltanto 15. Basterà, siamo alla fine ormai. Oggi ammazziamo compare Turito. Buongiorno. Vede, signor Domenico? Queste cartoline le mandiamo tutte a Pietro. Questi sigari da un po' di tempo sono buoni, veramente. Riverisco, signore. In diavolo il signor non è morto. In il Signore è risorto, oggi ha sceso alla gloria del cielo, alla gloria del cielo, alla gloria del cielo.
Lina! Lina! Il bambino! Che fai ancora alzata a quest'ora? Ti aspettavo. Pietro. Pietro, mancano pochi giorni al concorso. Perché non rispondi? Non faccio più il concorso. Ma credi davvero che io non soffra? Che non abbia sofferto? No, chi dice questo? Ma io cerco di farmi forza, perché se mi lasciassi andare... Credi, a volte mi sento morire. Pietro, Pietro, devi vincerti anche tu, devi reagire. Ma sì, certo. No, tu non cerchi nemmeno di lottare, ti sei dato per vinto. Ma perché non lavori, perché? Cosa devo pensare? Che non sei l'uomo che credevo, che non sei un vero artista, questo vuoi che io pensi di te? Tanti artisti hanno avuto disgrazia, ma hanno superato la disperazione. Un artista vince il dolore, lo trasforma in musica, in poesia. Sì, hai ragione, è così. Ti ho ingannato, ti ho illusa sul mio conto. Non sono un artista. No, no, non è vero, Pietro, non dire così. Riprendi il tuo lavoro, finisci l'opera. L'opera è finita. Ma non la mando. Finita? L'ho finita quella notte. Ma non vale niente. Non sono che un maestrucolo di provincia. Un fallito. Voglio che la giudichi Puccini. Puccini? Se crederà
La mandi lui al concorso. Io non posso più giudicare. Pietro Mascagni non aveva voluto spedire al concorso Cavalleria Rusticana perché temeva che un insuccesso compromettesse l'opera tanto a lungo sognata e sofferta, il Guglielmo Radcliffe. Passarono i mesi e vennero i terribili giorni della siccità e della carestia. Gli allievi della filarmonica furono costretti ad abbandonare le lezioni del maestro e i suoi nemici cercarono di sfruttare a loro vantaggio la sventura che si era abbattuta sulle campagne pugliesi. Signori, la siccità ci ha ridotto alla miseria e il pane che mangia il foresiero Mascagni è rubato alle bocche dei cerignolesi che soffrono. E il pane che mangi tu? Com'è? È un onore per Cerignola avere il maestro Mascagni. Ma Cerignola ha bisogno di pane e non di onore. Certo, si potrebbe licenziare. Ma paghi il sindaco di tasca sua. Oh, non dico sciocco. Signori, la seduta è sciolta. Pietro! Pietro! Ma perché? Non dovevi uscire a quest'ora con questo caldo. Non ti devi strapazzare, lo sai, per il bambino. Deve nascere sano, forte. Sì, hai ragione, scusa, ma è arrivata questa lettera, pensavo... Puccini! Urgente. No. Vedi se ho fatto bene a non mandare cavalleria. Puccini la deve trovare tanto brutta che non ha il coraggio di scrivermelo. È una lettera dell'editore Sonzogno. Sonzogno? E che può volere da me? L'opera non l'ho mandata a Puccini. L'ho mandata al concorso. Credevo di far bene, ero sicura che avresti vinto. Non avevi il diritto di farlo, anche tu mi sei contro. Non c'era bisogno di farmelo dire anche da questi che la mia opera non... Lina. Lina mia. Siamo lieti di informare la signoria vostra illustrissima che la sua cavalleria... Cavalleria è una delle tre opere che hanno vinto il concorso! Oh, sono un somaro, un grande, un enorme somaro. Qui rallenterei un po' meno. Vedete questo guaglione presuntuoso? Voi scrivete la musica che a interpretarla ci penso io. Rallentando, ripetiamo. Signora, non ricominciamo. Questa volta niente strapazzi. Il bambino deve nascere forte. Ma non ci siamo mai separati. E poi non posso lasciare Pietro solo il giorno della prima. Lo sa cosa abbiamo promesso al maestro. Si metta qui e stia buona. Andiamo. Società è un pubblico difficile, ma il popolo è con te. Guarda i cerignolesi, non si preoccupi. Sì, cari ragazzi, si sono fatti 700 chilometri per venirmi a sentire. Non hanno dubbi,
Per loro io sono un genio. Chissà. Vox Populi Cerignolensis. Vox Dei. Pietro, guarda, avevi paura dell'alta società ed ora ti arriva addirittura la regina. Ti basta? No. C'è la regina, ci siete voi, c'è tutta Cerignola, ma le due persone più care, mia moglie e mio padre, non sono qui. Ci siamo, ecco Leopoldo Mugnone. Cosa trovo?
telegrafo, vai, corri. Urgente. Ministro. Lascilo, guarda così. È il momento. Donnalina, Donnalina. Che notizie? Presto, parla. Presente esecuzione, applauso unitamente a pubblico entusiasta. Successore preludio, trionfo sicuro. Ok, era Tim Votis, il sindaco. Evviva Mascagni! Evviva! Evviva! Pietro! Viva! Pietro! Donnalina! Viva il vino come giampe, nel bicchiere scintillante, come il rito dell'amante, mi colpando il giubilo. Viva il vino come giampe, nel bicchiere scintillante, come il rito dell'amante, mi in fondo il giubilo. Viva il vino che sincero, che gira lieto ogni pensiero, e che a guardar al nero prende brezza sarà. Viva il vino che sincero, quel povero tenore. In 40 anni ne ho viste di prima, ma un successo così non me lo ricordo. Finché ci avremo sti compositori, la lirica italiana non morirà mai. Mamma! Oggi troppi bicchieri ne ho tracannati, vado fuori all'aperto, ma prima voglio che mi benedite come quel giorno che partì soldato. E poi, mamma, sentite, se io non tornassi, se ora ne tornassi, voi dovrete fare da madre a salto, che
fuggerito, m'ho fuggerito il vino. Ma per me pregate il Dio, per me pregate il Dio. Una voce, una pace, mamma, un altro bacio, un altro bacio. Addio. Madre Santa, un bacio, mamma, addio. Prego, prego. Venga con me. Lasciano passare, signori. Facciano la cortesia.
Lasciami passare. Venga, maestro, presto. Babbo! Maestro, dove va? La regina non deve aspettare. E anche lì Babbo deve aspettare. Grazie. Grazie di essere venuto e di avermi perdonato. Sei tu che devi perdonare me. Ho sempre sbagliato con te. Sempre. Se ho vinto, è merito della testardaggine dei mascagni. E questa la devo a voi. E chissà che non abbia scritto l'opera proprio per farvi dispetto. Babbo. Tutta Roma per 15 giorni delirò per il 27enne maestro livornese. E da quella memorabile sera le melodie di cavalleria rusticana conquistarono il mondo. Ma ancora più commossa fu la trionfale accoglienza che Cerignola fece al suo figlio adottivo. Tutta la città si strinse intorno a lui per gridargli il suo amore e la sua ammirazione. Per poterlo abbracciare o stringergli la mano, la gente si era ammassata fin sulla porta d'ingresso e per le scale. Tanto che per poter entrare in casa fu costretto ad arrampicarsi su un lenzuolo che gli fu calato dal balcone. Mio figlio.